Filippo Maria Tripolone nasce a Messina il 28 dicembre del 1962, ma trascorre la sua infanzia a Massa Carrara, dove si trasferisce con i suoi amati genitori, Babbo Pippo, la mamma Ada e i due fratelli, Gaetano, ora sposato con due figli, e Massimiliano. Nel 1972 si trasferisce a Milano con la famiglia. Fatica ad adattarsi, ma Filippo ha un bel carattere estroverso e questo gli consente di circondarsi dell'affetto di tanti amici. Coltiva la passione per la musica, suonando uno strumento della quale è molto legato, la chitarra classica. Successivamente accentua la sua passione per la speleologia e frequenta il centro CAI della città. A 18 anni, dopo aver conseguito il diploma di perito elettronico, lavora come aiutante tecnico all'Ipsia, ma è anche l'età in cui incontra il suo primo amore che gli spalanca crudelmente la soglia del suo declino psicologico. La prima grande delusione d'amore, la ragazza sbagliata sotto ogni prospetto. Da allora, a causa di una forte forma di depressione, inizia il suo travaglio tra ospedali e medici specializzati in materia. Dopo anni interminabili e soffertissimi, ombra luce, in un colloquio da un psichiatra con cui è in terapia, gli si riferisce, con distacco glaciale, che per la sua condizione avanzata la terapia non gli avrebbe più giovato. Un brivido percorre Filippo lungo la schiena e gli occhi umidi, indugiando in una notte senza fine. È incoraggiato, spronato, rassicurato dai suoi cari, dalla sua angosciata mamma Ada, ma Filippo non dimentica più quelle parole e mette a giacere la speranza in un'angusta dimora del suo essere. A 27 anni insegna tecnica in una scuola. Nell'autunno del 1989 Filippo incontra Elena e dopo qualche tempo capisce di esserne innamorato. Il 14 febbraio del 1991, festa di San Valentino, Filippo e Elena si uniscono in matrimonio. Filippo da tempo nutre una grande ambizione, quella di aiutare il prossimo aprendo un circolo culturale ed accogliere amici e persone psicologicamente fragili e trascorrere attimi di serenità in compagnia. L'avrebbe chiamato la Lanterna Bianca, ma il suo grande cuore non vide mai avverarsi questo sogno. Il 31 gennaio del 1993 nasce Silvia, chiamata da Filippo Pupilla. Le condizioni di Filippo si aggravano ulteriormente. E il 23 gennaio del 1995 decide di lasciarsi andare, giustiziandosi nella sua stessa abitazione. Ma Filippo ha varcato questa soglia terrena lasciando ai suoi cari un'eredità unica, i suoi diari e le sue poesie. La sensibilità d'animo, la profondità dei suoi sentimenti, il suo immenso desiderio di libertà e di giustizia sono tutti racchiusi nelle pagine dei suoi scritti. Ora egli definitivamente riposa nella cappella di famiglia Motta Camastra. Una poesia molto bella che mi ha toccato. Si chiama Nebbia. Nebbia sulla mia strada. Io e te. Io fumavo e tu scrivevi, tutte e due senza parole, a guardare, cercare qualcosa ancora da scoprire, la nebbia come il vuoto che ci circonda mentre si cerca sempre di intravedere cosa vi è dopo il buio. In questa sera senza stelle, in questa sera senza luna, il buio, avvolto dal misterioso manto, sembra non avere fine. È impossibile trovare un luogo dove gli spazi della mia realtà scivolassero implacabili nella mia coscienza. Il ghigno diabolico di quella faccia mietitrice giocava alle mie spalle con il tempo e con lo spazio, e fu così che cercai
la vita oltre il buio. Buonasera e benvenuti alla 21ª edizione del premio sul miglior concorso e sul miglior diario, legato alla memoria di Filippo Maria Tripolone. Prima di spiegare un pochino il senso di questo concorso, il senso della lanterna che a, lui, a questo stesso si connette, desidero, anche se lo ripeto un po' quello che avete ascoltato, dare qualche indicazione sulla vita di Filippo Maria Tripolone. Questo bambino che nasce in una famiglia piena d'amore e che vive i primi anni a Messina, che poi si trasferisce a Massa Carrara, che poi a 10 anni va a Milano. L'ambiente, anche se nuovo, non lo spaventa, perché questo ragazzo è un ragazzo curioso, estroverso, pieno di vivacità e di gioia di vivere, e si inserisce presto in questa nuova realtà. Vediamo che ha tanti interessi crescendo. Lo attrae la musica, lo attrae l'alpinismo, è capace di salire sulle alte più vette, sulle alte vette delle montagne, ma anche scendere nelle viscere della terra. È un curioso, ama la natura in tutte le sue sfaccettature. Lo possiamo notare nei suoi scritti. Lo affascina un tramonto, un'alba, un cielo sereno, ma anche una tempesta ai suoi aspetti positivi per lui. Cresce questo ragazzo. Nonostante tutti gli interessi, va a scuola, si diploma, fa la vita di tanti ragazzi così come noi li conosciamo. Però qualche cosa comincia ad andare male. Il ragazzo si innamora, ma quello ed è un'esperienza negativa. Però questo soltanto è, diciamo così, una scusa, perché una delusione non può portare a una depressione così violenta. Però certamente è stata una causa scatenante. Però Filippo è un combattente, non si rassegna alla depressione, non si rassegna a questo buio interiore che lo inghiotte, cerca di reagire ed è un'oscillazione continua fra la vita e la morte, tra il desiderio di vivere e di vincere la paura, di vincere l'ansia, ma nello stesso tempo però c'è anche un desiderio di morte che quasi quasi lo attrae. Spesso si appoggia alla fede, chiede aiuto al Signore che lo liberi in qualche modo da questa triste realtà che sta riducendo in sabbia, come lui dice nel suo diario, tutti i suoi desideri e tutta la sua gioia di vivere. Arriverà a dire però pure: il Signore non esiste, il Signore è morto, perché non sa più a che pesci appigliarsi. La medicina lo delude, comincia a curarsi, ogni tanto vede uno spiraglio, ogni tanto precipita in un pozzo senza fine. E poi un brutto giorno. Però prima di arrivare a questo, per vedere la sua forza e questo legame con la vita, lo porta ad innamorarsi, lo porta a sposarsi, lo porta a diventare padre. E questo lo fa con tanta gioia e con tutto l'entusiasmo della sua giovane età. Però purtroppo il problema si fa sempre più pesante e un brutto giorno Filippo decise di lasciare questo mondo. Figurarsi il dolore della famiglia, il dolore di mamma Ada, il dolore del papà, il dolore dei fratelli, della moglie, anche un po' della bambina, anche se è piccolina ancora, e di tutti gli amici che lo conoscono. Però da questo disvalore nasce un valore. Ada, passati i primi momenti, decide di fare due cose molto importanti, due iniziative. Uno, diciamo così, fondare un'associazione priva di lucro che chiama La Lanterna Bianca. Perché la lanterna? Perché noi sappiamo che la luce affascina, la luce attrae un po' tutti. E quindi tutti quelli che hanno bisogno sono attratti da questa lanterna e si rivolgono a Ada. Spesso lei dirà che il mio telefono e la mia casa è aperta a tutti giorno e notte. Tanti volontari si avvicinano
a questa bellissima associazione. Tanti medici, noi qua ne abbiamo, offrono volontariamente, e ci tengo a sottolineare volontariamente, il loro supporto. Perché purtroppo questa brutta malattia, certe volte noi di cui ancora oggi quasi ci si vergogna, provoca del dolore non soltanto a chi ne è affetto, ma anche ai familiari che stanno attorno. E quindi una parola di conforto serve a chi ha il problema, ma anche a chi subisce il problema. E quindi la Lanterna Bianca, da questo punto di vista, è diventato veramente un faro positivo. Un'altra iniziativa che si collega a questa è creare un concorso sul miglior diario. Ma perché scegliere proprio la formula del diario? Perché Filippo ha scritto e ha messo sulla carta tutti i suoi pensieri, positivi, negativi, belli, profondi, e Ada ha avuto la forza di raccoglierli e di pubblicare questo libro, La Lanterna Bianca. Ma anche noi spesso, quando scriviamo, non facciamo altro che, forse, spesso diamo chiarezza ai nostri pensieri. Ma anche i nostri pensieri, cioè quello che è scritto, può essere di aiuto anche agli altri che sono invitati magari a leggerlo. Io mi ricorderò sempre la prima edizione del premio del diario. Era il lontano 1999. Io ero il dirigente scolastico della scuola di Letoianni. Leggo questo bando e lo porto ad un insegnante che conoscevo molto bene e di cui conoscevo le capacità. E lei ha accettato di partecipare. Abbiamo scritto, 25 bambini hanno scritto un diario bellissimo, Gocce di vita. Io conservo gelosamente ancora questo giornale. Abbiamo vinto il primo premio. Siamo andati a Milano, perché il concorso si svolgeva a Milano. Dico sinceramente che non sapevamo, nessuno di noi sapeva, che cosa c'era dietro quel concorso. Quando siamo arrivati al Teatro Verdi di Milano, vi dico, ci siamo un pochino sconfortati, perché ci si presentava una situazione di cui noi non avevamo nemmeno conoscenza. Abbiamo appreso in quell'occasione che chi era Filippo e quante persone soffrono e soffrivano allora di depressione. Ma i bambini sono meravigliosi, hanno accettato anche quella realtà, hanno portato un po' di serenità in un ambiente che non era per niente sereno, e da quel giorno Ada per noi è diventata mamma Ada. L'anno dopo abbiamo partecipato di nuovo e abbiamo vinto e siamo tornati nuovamente a Milano. E da quel momento si è creato un feeling con lei e con la nostra scuola. E da quel giorno non ci siamo più lasciati, è vero Ada? E ogni anno, di volta in volta, io sono stata sempre presente alla premiazione di questo concorso. Per qualche anno l'abbiamo lasciato, poi ormai abbiamo ripreso l'abitudine. All'inizio i diari erano pochi, soprattutto erano pure molte persone che mandavano soprattutto dall'Italia. Vi dico invece che a poco i diari giungono da tutto il mondo, presentando delle realtà totalmente diverse, ma tutte affascinanti. Tutti presentano dei problemi veramente forti, veramente reali, che ci fanno veramente crescere. E questo è molto importante. Ogni anno, dico la verità, c'è sempre qualcuno che ci colpisce in maniera particolare. Però poi diciamo noi altri, ma l'anno scorso era più bello. No, ogni anno riserva sempre delle sorprese, sempre belle e sempre interessanti e sempre ricche dal punto di vista emotivo e dal punto di vista umano. Prima di concludere questo mio discorso, ci tengo a leggere un breve pensiero che ha scritto Filippo nel suo diario. Il tempo passa ed io non sono sempre ferma ad aspettare la completa guarigione. Intanto il vuoto mi accoglie e mi attacco sempre più alla vita, perché piangerei per tutto quello che lascerei e per la giustizia che non trovo. Non ho paura, non sono disperato,
Non voglio vedere più medici né medicine. Non voglio più obblighi né doveri. Voglio darmi alla morte come una donna si dà al proprio uomo. No, non sono un codardo e nemmeno disperato. Sono un uomo che ama. Ama la vita e il mondo. Ma io ad andare a cercarla. Ma il dolore, l'arroganza della malattia, la noia e l'inutilità mi tengono prigioniero. O potermi liberare di questa catena senza vegetare sino alla morte. Ho tanta voglia di vivere, di essere. Sono pieno di ideali e speranze che non vorrei perdere, ma nemmeno portarmene dietro in un cassetto chiuso. Ora capisco sempre meno e il dubbio ancora vive tra le mie parole. Grazie. Ed ora diamo la parola ai sindaci che sono qua presenti. Primo fra tutti al sindaco di Motta Camastra, Carmelo Brancato. Prego. Posti preferisco la show con la fine, se fai vuoi, il saluto, fai il saluto. Ora ormai come vuoi. Il saluto facciamo. Tutto qua. Io ho pensato alla fine. Buonasera a tutti. Questa è la quinta edizione del mio mandato amministrativo da sindaco e approfitto per portare i saluti della mia comunità a tutti voi presenti. Molti di voi sono stati presenti gli altri anni e diciamo che voglio porgere saluto anche ai colleghi sindaci di Roccella, Francavilla, Gaggi, mi pare che è qua. Presidente del Consiglio di Graniti, che mi onora di essere presente a Motta, come ho detto, è in doppia veste, non invitato da presidente ma come partecipante alla cosa. Ringrazio l'assessore Mariangela Orlando, sempre presente, spero non dimenticare nessuno, anzi il consigliere Grasso che è presente. Diciamo che abbiamo fatto questo percorso insieme con la signora Ada e io ho detto poco fa che già da domani mattina lei comincia ad organizzare il prossimo anno, sicuramente è così. Ci tiene, mi ha fatto portare pure la fascia, l'ho utilizzato poi per la premiazione. Non penso che questa parola, che la fascia, diciamo, è un simbolo della nostra Italia. Ringrazio pure il signor Francavilla Polizzi, non mi ero dimenticato, il professor Motta, tutti. Diciamo che ci troviamo qua perché io, dopo il primo anno, ho detto alla signora Ada, che poveretta, girava alberghi spendendo un mare di danari, ho detto, ma scusi, perché non la fa lei dove le abita, anche il rispetto, diciamo, vogliamo fare un applauso pure del marito Tripolone che se n'è andato qualche anno fa e lei accettò subito questo mio invito. Difatti mi pare che questo è il terzo anno che lo facciamo qua, sono il quarto anno. Io nel frattempo ho imparato tante cose e quindi come amministrazione, l'ultimo anno che sono sindaco, poi non lo so quello che succederà, mi sono permesso di fare qualcosa di materiale, non immateriale. Ho fatto collocare, se avete visto, la lanterna bianca sulla SS-185 per un riconoscimento, diciamo, dell'amministrazione comunale nei confronti di questa associazione che, come diceva la professoressa, sempre più si estende più in largo. Un anno fa ci sono stati anche dei ricercatori, mi pare, italo-americani, c'è stato un professore universitario, mi pare che è stato con noi secondo anno, Motta si chiamava, non mi ricordo come. E quindi abbiamo voluto lasciare questo segno, sì, brasiliano, sì, che poi è venuto pure alle gole. E quindi diciamo che questa cosa ormai è una ricorrenza, diciamo, che si fa ogni anno. Spero che possa continuare anche con le future amministrazioni. Cerchiamo di dare noi il nostro contributo di quello che possiamo. Giustamente i comuni non hanno la possibilità economica di elargire. Dobbiamo cercare di sistemare la strada, le piccole cose che si possono fare. E quindi io sono orgoglioso di aver dato questo invito alla signora Ada, diciamo mamma Ada, di aver accettato questo invito. Io un attimo, scusate. Abbiamo fatto fare una targa che metteremo sotto la lanterna nei prossimi giorni con la collaborazione del consigliere comunale. Grasso se ne prende impegno, vero? Una targa,
diciamo, le parole mi sono permesso di farle diciamo scrivere alla signora Ada. È una semplice targa che noi metteremo. Vedete questa targa qua? Adesso la devo fare la cornice e poi mettere un'altra cosa. Dove? Comune di Montacamasso, città Madonna di Messina, archivio di Aristo Antenna Bianca a Filippo Maria Tripolone. Che la tua luce, rischiati il cammino di chi con te ama l'arte, la cultura e la natura. Filippo Maria Tripolone, amministrazione comunale, a perenne ricordo. Quindi questo che è un altro simbolo che noi lasceremo sulla cosa. Ora me la riporto io perché naturalmente devo fare il servizio della collocazione. Dicevo, quindi io non ho nulla da aggiungere perché ci saranno molte persone che saranno sicuramente più bravi di me, quindi una buona prosecuzione e poi passeremo alla premiazione. Grazie. Se non casco mi prendo. Ringraziamo il sindaco Carmelo Brancato. Io a lei devo ringraziare. Allora, intanto, se voleva veramente, diciamo, emozionare, ci è riuscito in pieno quest'anno, guardi. Non ho parole per lei e per tutta l'amministrazione comunale, che ammiro e adoro, diciamo. Ormai sono diventata cittadina onoraria, per cui mi sento, diciamo, anche parte integrante della nostra cittadina. Poi volevo dire che la targa, quella targa, vai. Non è qua, qua, quella qua. Targa, me la date per favore? Questa targa è tutta di Filippo, è merito suo, perché la terra gli è stata ostile, l'ha fatto scappare a velocità supersoniche e non ha fatto nulla per fermarla. Però il suo passaggio sulla terra ha lasciato, diciamo, una scia immensa, grandiosa, che tu puoi essere orgoglioso, diciamo, anche di essere passato per poco tempo. Questa è tutta tua, Filippo. Te la diamo con tutto l'amore di questa terra. Te la meriti, te lo dobbiamo. Grazie. Grazie mille, signor sindaco, e grazie a tutto il comune. Grazie. La mettiamo qua. Senta luce. E adesso diamo la parola al sindaco di Francavilla, Vincenzo Polizzi. Sì, grazie. Io, per me è il secondo anno, la seconda occasione, e ringrazio sentitamente, vivamente, di questa bella emozione che ho rivissuto nuovamente come l'anno scorso. Il tema è importantissimo, il tema sociale, e poi l'impegno che è nato in questi anni con l'associazione, l'impegno diretto sulla materia, purtroppo una materia molto 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 sentita, che ha una grande sensibilità nel mondo reale. E la cosa bella, ancora più bella, è che ci sia l'associazione organizzando questi eventi, questo premio, questa rassegna, dà la possibilità di incontrarsi tutti assieme, confrontarsi anche con la trasmissione di queste belle poesie, di questi diari, e quindi fare il punto un po' su un tema importantissimo, fare in modo che ci si incontri, quindi che più attori sociali, rispettando i vari ruoli istituzionali, noi ad esempio io come amministratore, come sindaco, attingo a piene mani, e non vi nascondo che mi emoziona tantissimo e mi appassiona nello stesso tempo sentire queste belle cose, queste belle parole, questo bel clima che si viene a creare. Per questo ringrazio la signora, mamma Ada, e quest'anno io ho portato la fascia, mamma Ada, ce l'ho la fascia, vedi, l'ho portata,
alla fine poi la metteremo per la premiazione. No, perché questo è un piccolo aneddoto. L'anno scorso qualcuno ha detto, ha messo in giro una voce, che il sindaco di Francavilla di Sicilia pare sia restio ad indossare la fascia. Allora io dissi al mammada, non è che io sia restio ad indossare la fascia, cerco di applicare un po' quello che è il regolamento, la prassi consolidata di mettere la fascia nei momenti istituzionali previsti per questo tipo di manifestazione. Questa lo è, questo tipo di manifestazione lo è diventata per me. Quindi fino all'anno scorso pensavo una rassegna organizzata da un'associazione, un gruppo di associazioni senza scopo di lucro, e quindi pensavo solo di presenziare per portare il classico saluto, ma non è così. Mi ha fortificato, mi ha trasmesso tanto, sono tornato in maniera più compiuta e convinta, anche grazie all'elettorato di Francavilla che mi ha concesso di restare ancora sindaco per altri 5 anni, che altrimenti non sarei potuto venire qua, ci sarebbe stato un altro sindaco, un'altra persona. Per questo io vi ringrazio vivamente, porto il saluto mio personale e dell'intera comunità francavillese. L'assessore Cristina Angioletti, l'assessore alla cultura, voleva essere presente per questa sera, era stata invitata da me, dal sottoscritto, purtroppo è rimasta a casa per problemini di salute in questo momento, che purtroppo affliggono un po' tante persone. Pertanto, a nome mio personale e dell'intera comunità francavillese, porto il saluto per tutti, auguro una buona continuazione e resterò fino alla fine sono onorato di restare fino alla fine. Grazie. Ringraziamo per le sue bellissime parole e diamo la parola al sindaco di Gaggi, Giuseppe Cundali. Buonasera a tutti, io sono Giuseppe Cundari, sono il sindaco per chi non mi conosce. Io sono onorato di essere stato invitato a questa cerimonia. Per me è la prima volta, quindi quando mi è stato dato l'invito ho subito accettato, ho confermato la mia presenza alla professoressa Lina e quindi stasera sono qui a testimoniare insieme a tutti gli altri partecipanti quindi l'importanza di questa cerimonia. Come amministratore del Comune di Gaggi posso rendermi disponibile per il futuro a poter essere di supporto a questa associazione nell'organizzazione di ulteriori eventi, quindi potete contare sul Comune di Gaggi. Grazie. E adesso diamo la parola al sindaco di Roccella, Gianfranco Orsina. Va bene. Allora. E allora andiamo avanti e diamo la parola a Mammada. Ormai mi conoscete tutti, Mammada, diciamo chi è, sono io, mi presento, non è più il caso anzi di presentarmi perché diciamo abbiamo già comunicato anche prima. La Lanterna Bianca nasce in Lombardia e ha 2 sedi legali, una a Milano e una a Giardini Naxos. È inutile dire quanto egli mi manchi, ma andandosene mi ha lasciato una grande eredità, i suoi scritti con le sue infinite poesie, pensieri, preghiere, riflessioni, emozioni, profondi insegnamenti, scoperte, studi, arte, fantasia, eccetera. Il tutto raccolti in moltissimi diari riempiti da lui giorno dopo giorno, con pazienza, amore e anche tante amarezze. I suoi scritti sono veri e propri messaggi di vita per l'intera umanità, allo scopo di recuperare certi valori che vanno via via scomparendo in questo tipo di società a causa di una corsa frenetica verso il progresso a tutti i costi. La sua dipartita ha lasciato un vuoto incolmabile. Grazie all'affetto dei miei cari e ancora più anche di mio marito, che mi è stato vicino incessantemente minuto dopo minuto, sono riuscita a rialzarmi dal baratro cui ero caduta, tramutando il dolore in forza per aiutare le persone che soffrono del male oscuro. In tutti questi anni ho cercato di tenere alto lo scopo che mi ero prefisso, quello di tenere viva la memoria di Filippo e aiutare le anime sofferenti come lui. Spero di aver fatto entrambi i casi un buon percorso.
So che Filippo adesso ha tantissimi amici sulla terra, in questo, e mi dà pace e serenità. Alla società ho dato il mio piccolo contributo e di essermi guadagnato un attestato di stima che mi spinge sempre più a continuare. Spero di poterlo ancora fare finché Dio vorrà. Sono onorata e sento un'immensa responsabilità. Sono custode di tanti segreti confessatomi fra sofferenze e lacrime, in momenti particolari della loro vita. Segreti che porterò con me nel cuore e nella tomba. Il dolore più grande per me è l'impotenza. Non accetto i fallimenti. Non mi arrendo facilmente. Mi sono sempre messa in gioco, non mi sono mai risparmiata, nemmeno davanti a periodi bui. Ho abbracciato la sofferenza come una mamma fa, e finché non raggiungo l'obiettivo non mi fermo. Solo così mi sento appagata. Conservo nel cuore tutte le amarezze dei miei fallimenti, ma anche le mie grandi speranze. Fino ad ora ho sempre accolto le sfide senza sapere come vanno a finire. Adesso però, amici cari, sento la responsabilità degli anni che incombono su di me. La Lanterna Bianca ha fatto passi da giganti. È conosciuto ormai in tutto il mondo e il nostro archivio è diventato prezioso, poiché è quasi impossibile trovare nel mondo un archivio diaristico. I diari in concorso di quest'anno sono uno più interessante dell'altro. Se avessi potuto avrei dato a tutti il primo premio, ma non si può, anche se solo per un decimo di punteggio di differenza tra l'uno e l'altro. Il diario è un importante mezzo terapeutico. Ecco perché soffermarsi sulle storie narrate da ogni singolo autore, porsi in atteggiamento di ascolto per potersi arricchire e trarre insegnamenti dalle loro esperienze. Scusatemi, ma non sto molto bene, si capisce. Senza esperienze, perché attraverso le loro testimonianze ci hanno consentito di riflettere su importanti valori, ma soprattutto sull'importanza della famiglia, dell'amicizia, della solidarietà, dell'affetto e del rispetto verso i più deboli. Ma soprattutto sul fratello che ha un solo bisogno, quello di sentirsi accettato, di non essere trattato come un diverso, un fallito o un ammalato. Ciò che succede a queste persone non è un colpa loro, né dei genitori, non è colpa di nessuno. Questo lo dirò all'infinito a tutte quelle persone che vivono in famiglia questo tipo di dramma, poiché il disturbo mentale arriva in maniera subdola all'improvviso, mandando in tilt tutta la famiglia. Non serve a nulla darsi le colpe l'un l'altro. L'idea di colpe produce soltanto sofferenza, ma non aiuta. Essi hanno bisogno di essere circondati da stabilità di benessere emozionale per sentirsi meglio e per poter attingere, confrontarsi e specchiarsi. La sua scomparsa mi ha sollecitato l'attenzione della sofferenza psicologica e da quel giorno il mio è diventato un telefono amico attivo 24 ore su 24. Ascoltando a volte urla di dolore, di disperazione e a volte la voce fioca di chi non ce la fa più. Il compito che mi sono prefisso non è facile. Devo prima di tutto essere amica della persona sofferente, poi dei parenti e, secondo le mie esperienze, condurle ad accettare di farsi aiutare da uno psichiatra e successivamente attingere ad un'associazione dei familiari. Non abbiamo altre strade. Ecco l'importanza dei servizi. Un servizio di salute mentale deve essere una rete di risorse, questa rete che passa attraverso la professionalità. I servizi di salute mentale in questi 44 anni, dalla legge Basaglia 13 maggio 1978, data in cui sono stati chiusi i manicomi, sono cresciuti, ma tra tanti affanni e tanti problemi. Ma vi è ancora moltissimo da fare. Si potrebbe parlare moltissimo, ma non posso stancarvi ancora. Voglio chiudere con le parole di un grande medico
e per me grande maestro di vita, il dottore Motta, che oggi è qui con noi. Signora carissima, mi disse un giorno in una nostra conversazione su questa problematica, dovremmo tutti ricordarci che in questo mondo siamo tutti pazienti. Per questo la lanterna di Filippo resterà sempre accesa. Grazie di avermi ascoltato. Non ci sono parole, perché Ada quello che dice lo sente e soprattutto lo fa. E adesso do la parola alla dottoressa Nucifora, che lavora nel modulo dipartimentale salute mentale di Taormina. E la dottoressa Nucifora, assieme al dottor Motta, sono due presenze costanti, fondamentali, insostituibili di questa manifestazione. E per questo anticipatamente li ringraziamo. A lei la parola. Grazie, buonasera a tutti. E ringrazio la signora De Cola per l'invito, come ogni anno. Io sarò brevissima, perché volevo solo dire due parole in merito alla salute mentale, che è qualcosa che riguarda tutti noi. La salute mentale, al di là dell'ambito strettamente medico e di patologie che ovviamente hanno anche un loro aspetto genetico, un loro aspetto, diciamo, biologico, poi è qualcosa che riguarda tutti. Che tutti nasciamo, cresciamo nell'ambito di un contesto familiare e sociale. E mi fa estremamente piacere vedere che ci sono tanti sindaci, perché sono proprio loro i rappresentanti locali della società e che sono più vicini ai cittadini, alle problematiche quotidiane dei cittadini, e vivono anche in prima persona proprio i problemi connessi alla salute mentale. Diceva la signora Tripolone De Cola che c'è molto ancora da fare, e questo è vero, c'è molto da fare sotto ogni punto di vista, perché ancora noi sappiamo, siamo ancora un po' dei pionieri, sappiamo ancora poco di questa problematica complessa che è la malattia mentale, ma anche la salute mentale, perché è complessa come è complesso l'uomo. E poi, come ben sappiamo, qualsiasi cosa si può studiare, ma in questo ambito siamo il cervello che studia se stesso, quindi è particolarmente difficile e particolarmente complicato. Io volevo solo dire che nell'ambito, ecco, di questa evoluzione c'è un piccolo spiraglio, un cambiamento di mentalità nel gestire la salute mentale anche dal punto di vista legislativo, perché finora la salute mentale è stata gestita finanziariamente sulla base delle prestazioni e sulla base dei posti letto. E da un annetto, e adesso anche a livello nazionale, si sta muovendo per una legge su scala nazionale. È cambiato, la regione Sicilia in questo è sempre un pochino avanti, ha già legiferato, perché c'è un decreto dell'anno scorso, del 2021, sul budget di salute, che significa che il finanziamento della salute mentale, non a parte quello dei posti letto della prestazione, sarà per progetti, e quindi questo cambia tutto, sposta l'ottica dall'assistenza proprio strettamente sanitaria al progetto sulla persona, quindi sposta l'ottica sulla persona. In questo tipo di contesto i territori sono fondamentali, perché l'obiettivo di questo sistema è quello dell'integrazione dei soggetti che hanno un disturbo, dell'integrazione sociale e di un percorso riabilitativo in base a quelle che sono le esigenze. In questo ovviamente possono entrare diversi attori, dalle imprese ai comuni stessi, ovviamente alla sanità, che deve fare la sua parte, deve anche un po' amalgamare tutto questo. Quindi mi fa estremamente piacere vedere questa sensibilità, perché nel tempo abbiamo visto la crescita della presenza dei sindaci, qua c'è una buona rappresentanza della Vallata dell'Alcantara, io molti non li conosco, però ho contatti con alcuni sindaci che sono veramente estremamente sensibili in merito a queste problematiche.
Niente, quindi io volevo dare solo questa parola di speranza e dire che nel tempo, anche cambiando l'ottica, anche cambiando il punto di vista, anche assumendosi della responsabilità condivisa nel portare avanti dei progetti, sicuramente a piccoli passi si può andare avanti. Vi ringrazio e lascio la parola. Ringraziamo di questo raggio di speranza che ci offre, anche perché l'obiettivo diciamo così della malattia è quello del reinserimento della persona che ha dei problemi nella società, perché se noi lo reinseriamo allora qualche speranza ci può essere, se noi lo releghiamo veramente muore prima del tempo. E adesso la parola al dottore Motta. Perfetto. Senti. Mi sente bene? Si sente bene. Grazie per questo posto bellissimo. Stasera è una serata indimenticabile. E io quando sento queste poesie di Filippo Maria ho difficoltà a pensare che era malato. Ora, non voglio dire che non lo fosse, però queste poesie ci mostrano la complessità dei soggetti che possono essere in certi momenti ammalati e in certi altri momenti vivere da geni, perché queste poesie sono poesie di un genio, ecco, non ci sono dubbi. E quindi la complessità della malattia mentale e quindi il rispetto nei confronti di questa malattia mentale, che non è solamente lo stereotipo che gira. Io ho conosciuto suicidi, nel senso di mancati suicidi, e sempre mi hanno colpito per l'estrema dignità, l'estrema, tante volte, cultura, profondità, addirittura quasi la scelta, come fa Filippo, la scelta di andare verso qualche altra cosa. Quindi mi lascia sempre un grande rispetto. Le parole di Filippo mi lasciano con profondissima ammirazione nei confronti di questa persona, perché va al di là della malattia. Parla della malattia, parla dei medici, però dice anche che si tratta di un rapporto con se stesso. Rapporto grande. Quindi questa è già una bellissima cosa che Filippo lascia, Filippo come lui, dicendo: questa complessità c'è dietro una malattia. Non stiamo parlando di un fatto banale. Io devo dire anche che la signora De Bolone, che io ho detto peccato che non ha diretto la Fiat, perché altrimenti la Fiat, la signora Tripolone è eccezionale, e infatti ha riunito qua i sindaci, e vabbè, riunire 4 sindaci non è proprio una cosa semplice, ed è una grande, come diceva anche la dottoressa Nocifora, una grande opportunità, perché noi stasera stiamo facendo vedere ai sindaci che la malattia mentale è qualcosa di un po' più complesso di quella cosa antipatica che ci costringe a fare il TSO, oppure di dover rispondere alle persone che dicono tu non fai niente, eccetera. Perché... E quindi sappiamo oggi che abbiamo in questa valle 4 sindaci, io spero che aumentino. Anzi, io spero che addirittura si consorzino per dire: noi in questa valle vogliamo fare una salute mentale particolare. E guardate che la salute mentale è il primo, se non il primo, o il secondo problema di salute che ha l'uomo ora. Poi dopo il Covid non ne parliamo, ma questo è un altro argomento ancora più tragico. Quindi io dico... Grazie Ada, hai fatto una cosa pratica in più. Sei stata molto in gamba, perché oggi ci sono 4 sindaci seduti che sanno che la malattia mentale
È una cosa complessa e probabilmente un giorno in cui dovranno fare la convalida del TSO non lo sentiranno, come dire, questa grande scocciatura, perché chi ha fatto lo psichiatra per tanto tempo come me sa che, insomma, di sindaci ne abbiamo visti e di sindaci, ma anche medici, anche medici, perché si parla dell'emarginazione del malato mentale, ma non si parla mai dell'emarginazione degli psichiatri. Noi abbiamo lottato su questo continuamente. Terza cosa per cui ti voglio ringraziare è il fatto delle associazioni, cioè veramente avere un'associazione al di là della sanità è fondamentale. In questo periodo io ormai sono contattato da 3 associazioni, cioè l'associazionismo sta crescendo molto nel campo della salute mentale e devo dire che sta crescendo in maniera qualitativamente importante e anche con una solida base, diciamo, progettuale e normativa. Quindi ADA è stata pioniera anche in questo e ha stimolato, lo sappiamo, anche l'abbiamo visto l'anno scorso, ci siamo conosciuti, quest'anno doveva venire un'altra rappresentante di un gruppo di Capo d'Orlando, purtroppo non è potuto venire, però io ti ringrazio anche per questo. Grazie. Ringraziamo il dottore Motta, che ha sempre creduto in quello che ha fatto. E non poteva essere diversamente, perché ha avuto una madre che ha sempre prestato il servizio nella sua scuola e che ha avuto l'onore io di conoscere, il padre altrettanto, non poteva nascere un figlio diverso. E continua a dare il suo contributo attivo, positivo, in tutte queste organizzazioni che stanno emergendo. Grazie, dottore, grazie veramente. E adesso lascio la parola alla mia amica, perché iniziamo con la seconda fase di questo concorso. Grazie, grazie alla dottoressa Campagna, ai dottori Nucifora e Motta, e addentriamoci. Io voglio addentrarmi soltanto con le parole della famiglia. Le parole della famiglia. Le prime sono quelle di papà Giuseppe. E lui diceva così: Filippo adorava il verde monte. Sì, il mio pupillo adorava il verde monte. Alla fresca fonte si dissetava, lo sguardo teso verso l'infinito. Sotto la valle, sopra il cielo azzurrino, sognava. Forse già sognava quel mistero infinito che ognuno pensa prima di morire. Molto ci pensò. E ossessionato dal pensiero, quel desiderio d'amore lo libero da questa terra. Or da lassù nulla più mi dice. Conserva geloso il suo segreto che tanto dolore gli costò. Ma i fratelli non sono di meno e hanno voluto pure dire qualcosa. Ed è questa la cosa, secondo me, importante di questo premio, per capire chi è quella persona e chi sono tutti i familiari che vogliono continuare il percorso. Il fratello Tanio dice così: Filippo era delicato e sensibile, ha dedicato la sua vita agli altri e in caso di necessità era sempre pronto a consolare, a dare una mano a chiunque ne avesse bisogno. Purtroppo questi valori nella società di oggi non servono, perché quando una persona pulita e trasparente viene attaccata, umiliata e non considerata, questa subisce un danno interiore enorme, creando un tale sconforto che in alcuni casi non è sostenibile. Filippo psicologicamente era molto sofferente e per sua grande sventura si è imbattuto con un medico, ecco perché parlava anche di medici il dottor Motta, no? Molto inconsciamente gli disse che non sarebbe più guarito. Così, non avendo più speranza di guarigione, e la paura di non poter mantenere la sua famiglia, terrorizzato di non poter far crescere bene la sua Silvia, toglie il disturbo, lasciando questo vuoto incolmabile
in tutti noi che ancora oggi continuiamo a dire Filippo ci manchi. Caro fratello mio, dice Massimiliano, mi auguro che finalmente la tua anima abbia trovato la pace che cercava. Non te ne sei andato inutilmente, perché per tutti noi sei stata una lezione di vita. Nonostante la nostra differenza di età, ho capito da tempo i segreti che ti portavi dentro e cosa è stata la vita per te. Per questo lotterò e ti dedicherò la mia vittoria sulla tristezza e sulla disperazione. Grazie per l'amore che mi hai dato, per le gioie che abbiamo condiviso e per essermi stato vicino nei momenti di difficoltà. Sei e sarai per sempre la mia nuova forza. Ti voglio bene. Bene, questo credo che sia il messaggio d'amore per Filippo, il più grande messaggio d'amore, prima di addentrarci al premio. Amore che traspare non solo dai fratelli, dalla cognata Donatella, dalla nipote Katia e anche da Sole, questo bel nome Sole, ecco, che deve essere forse quella luce che tutti, a cui tutti aneliamo e che insomma cerchiamo nella vita. Bene, cara Ada, ci dobbiamo addentrare in quello che è il premio. Per questo premio vorrei ringraziare, l'ho detto prima, la giuria, e invito immediatamente, perché diceva ma come, sì, perché il presidente lo dice subito adesso, un piccolo pensiero nel lavoro che hanno fatto presidente il professore Angelo Manitta, unitamente ad Enza Conti, Agnese Calabrò accanto a me, Maria Lilia Papa, che hanno curato tutte le recensioni, hanno discusso e vedremo le motivazioni dei premi. Professore Manitta, grazie. Grazie, io ringrazio innanzitutto la signora Ada, perché da tanti anni mi ha invitato a partecipare, a presiedere, ecco, questo premio, quindi a partecipare a leggere questi diari, e ringraziare anche gli altri colleghi che hanno letto i diari in questi anni e quest'anno particolare. Ecco, sono stati numerosi anche quest'anno i diari, e l'importanza del giurato è quella della valutazione. Ma quando ci si trova davanti ad un libro, davanti ad un diario vero e proprio, con qualcosa di scritto a mano, ecco, bisogna pensare a chi ci sta dietro, chi l'ha scritto, come è scritto, quando è stato scritto, perché è stato scritto, ma soprattutto la persona che ci sta dietro. Ecco, effettivamente, e questo è il mio punto di vista, ma credo che sia il punto di vista di qualunque giurato, è quello di vedere, di capire l'altro. Ma come è scritto? Come si scrive? Si scrive sotto forma di diario? Oggi abbiamo fatto questo, questo e quest'altro? No. Ecco, la forma che noi, cioè diciamo le opere che noi abbiamo esaminato, sono scritte in forma completamente diverse. Alcune sotto forma di diario vero e proprio, con le giornate, con le scadenze, con quello che succede, con quello che succede non soltanto all'esterno, ma quello che succede anche all'interno della persona. E quindi la psiche umana che opera e in un certo momento in una determinata maniera. Poi ci sono le poesie, ma le poesie sono anche queste dei diari, perché sono delle pagine di diario. Ogni singola poesia non esprime altro che il pensiero di quella persona in quel momento, la tristezza, la gioia, i problemi, le difficoltà e così via. Ma abbiamo avuto, ecco, ci siamo trovati di fronte anche a dei romanzi. Ecco, diciamo, come dei romanzi? Ebbene, anche il romanzo effettivamente è un diario. Vi racconto brevemente una mia esperienza. Ecco, qualche anno fa un'autrice mi ha proposto un libro da pubblicare, mi ha detto lo leggi, l'ho letto, e poi dice sai, io ho avuto questi problemi, dico non c'è bisogno che me lo dici perché attraverso il romanzo trapela tutto. E lei mi ha detto e come è riuscito a capire quello che io ho fatto e quali erano i miei problemi? Ma dico perché nel romanzo ognuno esprime se stesso, perché all'interno del romanzo c'è il personaggio, può essere il personaggio principale, il personaggio secondario che rappresenta l'autore. Ecco, questa è la valutazione che si pone il giurato, che mi pongo io, ed è la preoccupazione di capire l'altro, quello che scrive, sotto qualunque forma la scriva. E poi bisogna dare un voto, ecco, e qui cominciano le dolenti note. Bene, è chiaro che non tutti i diari sono scritti molto bene. Allora cominciano gli errori ortografici, ci sono quelli che sono molto più curati. È chiaro, chi scrive a penna
è chiaro che non ha scritto in maniera perfetta, però quello che ha scritto a penna probabilmente ha scritto un qualcosa di così interessante che rispetto a quello che invece è scritto a macchina da scrivere, che è curato, che è riletto, esprime molto, ma molto di più, cioè esprime il lavoro mentale che c'è stato dietro, la problematica che c'è stata all'interno. Poi da queste letture scaturisce la valutazione e quindi i premiati. Purtroppo non si possono premiare tutti, e questo succede in tutti i concorsi, che è così. Quello che poi magari decide, ecco, almeno in questo caso io esprimo qual è stata la mia valutazione, ecco. In questo caso, visto che si tratta di un settore particolare, di un premio letterario diaristico, ecco, quel che bisogna tenere in considerazione è soprattutto il contenuto. Ecco, è chiaro, poi deve dare anche uno sguardo all'espressività, quello che è scritto meglio a parità di contenuto rispetto ad un altro, è chiaro, magari uno dà un centesimo di voto in più rispetto all'altro. Ecco, da questo scaturiscono le premiazioni. Ecco, è stato per me un piacere leggere questi diari, perché mi ha messo in contatto con tante persone, con tante esperienze intime, personali, particolari, magari nascoste, ecco, dietro un romanzo, dietro un racconto, però c'è sempre dietro un'anima. Ecco, io grazie, ringrazio nuovamente la signora Ada per avermi dato questa possibilità di partecipare a questo premio, e auguri a tutti i premiati che sono presenti, magari a quelli che sono assenti. Ecco, senza di loro chiaramente, ecco, noi non saremmo stati qua e sicuramente non avremmo percepito quello che sta dietro, ecco, la fisicità dei nostri corpi. Grazie. Grazie al professore Manitta, presidente di giuria. Intanto ci addentriamo adesso con la premiazione, proprio col primo classificato, non prima però di avervi informato che c'è l'opportunità di fermarsi per la pericena, e basta rivolgersi a Katia o Donatella per prenotarsi, e poi c'è anche disponibile il CD di Filippo per chiunque volesse avere a ricordo la serata. Bene, primo classificato, Marco Rodari con Leggi 1, viene da Livarese, con il diario La guerra in un sorriso. A ritirare c'è Anna Maria Belfiore. In questo mondo non abbiamo ancora imparato a vivere in pace. Ci sono conflitti che durano da decenni e altri che stanno occupando le nostre menti in questi giorni. O possiamo dire, quando l'hanno scritto erano giorni, ma passano mesi e mi sa che arriviamo. Purtroppo nessuno poteva immaginare nel 2022 che ancora si deve parlare di armi, di un ambiente che va in degrado, però si sganciano queste bombe, noi sappiamo cosa portano, ecco, qual è il risultato. Bene, Maria Lilia Papa della giuria ha commentato così la motivazione. Marco Rodari, questa raccolta di esperienze come clown, il Pimpa, ci porta nei luoghi dove il dramma, l'assenza di un quotidiano sereno sono purtroppo la norma, ed è lì che lui prova, riuscendoci, a riportare attimi di felicità, un sorriso e anche speranza della pace. Primo premio, io lo so Ada, è un po', però questo ti compete a consegnare. La presidente della Lanterna Bianca, Ada De Cola Tripolone. Il premio consiste in una scultura dono dell'artista Giovanna Giusto. E ringraziamo Agnese, sempre della giuria, che ci aiuta, ecco, in queste belle consegne. Ecco, questo è il momento molto bello, viene consegnato il premio, viene consegnata la motivazione. E quindi ringraziamo Anna Maria che ritira per Marco Rodari, primo classificato a questa 21ª edizione del premio Lanterna Bianca. Secondo classificato, Marco Armenante
Milano con il diario Mio Figlio. Voi sapete che alcuni possono essere assenti, però noi abbiamo l'opportunità di registrare tutto, quindi verrà inviato, verrà ascoltato, ed è giusto che la motivazione noi la dobbiamo leggere. La motivazione è di Enza Conti. Mio figlio, l'amore che non ho fatto in tempo a dirgli. Racchiudono pagine amare di un padre che, ricordando la storia di suo figlio, vuole essere d'aiuto a quei tanti che hanno vissuto e vivono con disagio la loro diversità. Seppur ogni parola ha il colore di un inchiostro indelebile, intinto nel dolore, il desiderio di liberazione e di pace è ben percettibile. Marco Termenana, ripercorrendo la sua vita, cerca delle risposte ai tanti perché sulla fine voluta dal proprio figlio. Un dolore incolmabile che cerca conforto nella scrittura. Sono pagine che appartengono un po' a tutti, sono un invito a riflettere su quelle etichette sociali che creano solo devastanti malesseri interiori. È importante soffermarsi sulla storia del giovane che cerca il suo equilibrio e la sua identità. Le pagine onorano il ricordo di Giuseppe e di quei tanti che come lui si sono trovati a vivere in un corpo che non sentono suo. È una storia triste. L'opera diaristica, dalla scrittura limpida e ricca di contenuto emotivo, è un importante strumento non solo per coloro che hanno vissuto e vivono la stessa tragedia, ma anche un aiuto psicologico per coloro che, come Giuseppe, cercano quell'identità, quell'invito a non cadere nel baratro della disperazione che porta molto spesso all'abisso del nulla. Ecco la motivazione. E noi consegniamo simbolicamente, ecco che c'ha qualche, quindi lo ritirerà direttamente qui alla lanterna, d'accordo? Bene, a pari merito, sempre secondo classificato, anche qui credo sia assente Giancarla Montagna e Concetta Cirigliano, perché provengono dall'Australia, quindi vedete questo premio un po'. E ecco, verranno in agosto a ritirarlo direttamente qui. Il diario Fuori dalla nebbia, sempre Enza Conte scrive: Fuori dalla nebbia, due vite all'ombra di Giovannino Guareschi, di Giancarla Minuti Guareschi e Concetta Cirigliano Perna. Leggendo le pagine Fuori dalla nebbia, due vite all'ombra di Giovannino Guareschi, si comprende l'importanza dell'emma nebbia dal forte significato simbolico. Nelle pagine diaristiche spesse volte viene descritto il paesaggio parmense avvolto dalla nebbia, ma il fenomeno atmosferico ci rimanda anche alla nebbia interiore, quello status emotivo che offusca la luce della verità. Le pagine svelano un segreto custodito per lunghi anni. La descrizione dei luoghi del Guareschi e dei vari componenti familiari diventa l'essenza di quella forza interiore che riaccende la luce dei ricordi che guideranno l'autrice a rivivere le pagine della sua vita e quella del marito. La nebbia svanirà e tassello dopo tassello gli anelli mancanti della sua infanzia saranno saldati. Le lettere testamento della madre, la certezza di essere il figlio di un grande personaggio, l'amore filiale, la consapevolezza che la ricerca della verità si snoda lungo una strada piena di ostacoli e di dolori, riaffiorano impetuosamente ogni qualvolta il passato prende il sopravvento sul presente. L'opera di Arista svela con una scrittura ricca di riferimenti l'importanza dei sentimenti. Quindi grazie, grazie ad Enza Conti, facciamo ancora un applauso a questi secondo classificato, due a pari merito, che ritireranno il premio quest'estate, ancora prossimo mese di agosto, verranno dall'Australia. Terzo premio, Armando Pirolli Aversa di Caserta, con il diario Ti racconto il mio OPG, ovvero Ospedale Psichiatrico Giudiziario. È il primo di Armando Pirolli, un infermiere di un ospedale psichiatrico, che con discrezione ci fa varcare il grande portone di un ambiente a molti sconosciuto e dal quale spesso ci sentiamo separati. Ad ogni pagina incontriamo un'umanità i cui drammi, delusioni o sconfitte, con il supporto di personale adeguatamente formato, con perseveranza, aiuta a ritrovare l'amore,
far riemergere la gioia e perfino la poesia. Penso che non... Eccoci, ci siamo. E allora, a questo punto, io invito il sindaco di Motta Camastra per la consegna di questo premio, che consiste in una targa con medaglia argentata. E vorrei accanto al sindaco anche l'assessore Orlando, insieme. Ecco, mi sembra bello che entrambi... Bene. Bene, targa e diploma. La foto, ricordo, per chi scatta. E ringraziamo ancora Armando Pirolli Aversa. Ti racconto il mio ospedale psichiatrico giudiziario. Grazie. Abbiamo questo pari merito terzo, io lo dico perché poi abbiamo una premiazione. E questo terzo premio va ad Irma Curti di Bergamo con il diario I ricordi di un medico. Irma Curti, una giornalista, autrice di vari libri di poesie, racconta la biografia dedicata all'amato padre, il dottor Hasan Curti, la storia recente della sua famiglia. Tra l'Albania, la loro patria, e Bergamo, che ad uno li accoglie, vediamo svolgersi le vicende alterne di una famiglia unita ma costretta a separarsi. I passaggi di una nazione in trasformazione, le vicende della famiglia si intrecciano e rivelano delicatezza di sentimenti, senso del dovere e passione per il proprio lavoro. Insomma, una frazione di eternità vissuta intensamente, come tutte le cose della nostra esistenza. Quindi ancora un applauso a Irma Curti Bergamo, di Bergamo, perché insomma ritirerà anche lei. Allora, prima di passare al quarto premio, Ada non lo fa sempre ogni anno perché ha tante cose, ma per gli anni che hanno visto questo lavoro sinergico insieme, no, vuole ringraziare due figure a lei vicina, sempre presente, con un segno veramente tangibile che ricordi la lanterna bianca. E mi riferisco sia alla dottoressa Lucifora sia al dottor Motta, che invito entrambi ad alzarsi, ad avvicinarsi al microfono, ad uno, ecco, allora, prego, prego dottoressa. Ada si avvicina pian pianino, supportata dal suo medico personale, a cui va veramente un applauso perché la sta seguendo in questi due giorni soprattutto, e oggi, in tutti i suoi passetti. Prego, Ada. Tutti i sindaci. Questo è il momento che Ada vuole avervi vicini? Tutti? I sindaci rimarranno al loro posto, cambieranno soltanto il personaggio, certo. Quindi adesso è il momento della nostra dottoressa Domenica Nucifora, sempre presente e attiva e vicina alla famiglia Tripolone. Ecco, arriva il sindaco di Gaggi, c'è anche il sindaco di Roccella, che vedete, questo venticello a noi piace tantissimo, ma nelle zone di montagna purtroppo è motivo di focolai, che voi mi capite, quindi un sindaco viene chiamato all'appello, quindi collegamento con i vigili del fuoco e tutto quello che potete immaginare, quindi un costante in questo periodo. Bene, Ada. Ada, nel frattempo puoi dire qualcosa, che attendiamo il sindaco di Roccella che sta arrivando. Bene.
Vedete, sono dei momenti bellissimi. Al microfono. Per me è un momento particolarissimo, perché ho due medici che mi hanno assistito per oltre 20 anni. Mi sono sempre state a fianco, sempre, non mi hanno mai lasciata da sola. Sono state, diciamo, per me veramente maestri di vita. E senza di loro forse non ce l'avrei fatta arrivare a questo punto. Di conseguenza, diciamo, mi sento onorata. Però in questo piccolo momento, questo è un piccolissimo pensiero, piccolissimo, però che io ho cercato di farlo diventare grande, regalando veramente tutti i sindaci della nostra vallata. È una foto che porteremo, diciamo, nel cuore tutti, penso, io per prima. Bene, allora si può consegnare, perché tarderà un attimino ancora il sindaco di Roccella. Okay, allora, consegniamo alla dottoressa Nucifora. Domenica. Alla dottoressa Nucifora Domenica, per l'impegno profuso e per la vicinanza alla nostra associazione con stima e gratitudine. Grazie per tutto quello che avete fatto per me. Grazie. È stato veramente un piccolissimo segno d'affetto. Grazie. Però penso che io ho, con tutti i miei sforzi, la mia volontà, il mio amore, ecco l'affetto che le ho, diciamo potuto offrire, regalare. Grazie, sono onorata e commossa al tempo stesso, non riesco a dire nulla. Grazie ancora. Grazie dottoressa, che gesti valgono molto più delle parole. Allora adesso cambio di guardia. Lasciamo il posto al dottor Roberto Motta. Tutto quello che ho detto prima vale lo stesso, diciamo, l'ho detto sia per la dottoressa Nucifora che i miei grandi maestri di vita. Ripeto, senza di loro forse non sarei arrivata a questo punto, perché mi hanno veramente, veramente dato tanto, tantissimo. La sola vicinanza, basta, diciamo, sentire la loro vicinanza, io mi sono sentita sempre forte, onorata, felice e anche commossa in tutto questo. Al dottore Motta per l'impegno profuso e per la costante vicinanza alla nostra associazione, e con stima e riconoscenza. Grazie dottore Motta, grazie. Grazie. Questo qui è il mio regalo, grazie, che ho voluto fargli. Grazie signori sindaci. Grazie ai sindaci Giuseppe Cunderi, Vincenzo Pulizzi e Carmelo Blancato. C'è anche Gianfranco Orsini, ma è impegnato e giù a telefonare. Grazie ad Ada per questo segno tangibile agli amici di sempre, agli amici di una vita che sono vicini. E noi arriviamo al quarto premio. Quarto premio Patrizia Pipino Palmi, Reggio Calabria, con il diario Sulle ali dei ricordi. Anche lei possibilmente verrà a ritirare presso la vostra associazione? O c'è? Ritira sempre, ormai, stavolta è suo. Quindi adesso la invitiamo ad avvicinarsi al microfono per ricevere il premio, che consiste in una targa. E invito il sindaco di Gaggi per la consegna del premio. Prego. E ringraziamo sempre Agnese Calabrò, che è componente della giuria, che sta ormai facendo, ecco, da supporto per la consegna dei premi. Bene, ancora un applauso a Patrizia Pipino Palmi, Reggio Calabria, con il diario Sulle ali dei ricordi. Grazie. Non so se vuole dire qualcosa, ecco il microfono è lì, velocemente, giusto? Che... Grazie alla giuria. E grazie a Mamada, la chiamo così dall'anno scorso perché mi è entrata nel cuore veramente questa donna eccezionale, questa mamma eccezionale. Mamada, lo sai, è una mamma coraggio e una grande mamma, di quello che ho avuto modo io di vedere, e quando ci sentiamo veramente con il cuore, ti voglio bene. grazie Dire mamma, Ada, è importante.
È l'unica parola che fa baciare due volte le labbra, quindi voglio dire, no, non dimentichiamolo, per cui un grande rispetto. Quinto classificato, Cristiano Parafioriti di Luino, Varese. Lui ha sento il diario Rita Atria, ora qui è luce, quindi facciamo un applauso, lui è fuori sede, anche lui ritirerà la targa qui. Andiamo avanti, sesto premio, Maurizio Sergi c'è, ecco, c'è la figlia, il diario Un Uomo Particolare, quindi invito il sindaco di Francavilla di Sicilia, Vincenzo Polizzi, a consegnare il premio, sesto. Grazie, grazie mille da parte di papà, grazie. 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 Ecco. Bene, facciamo. È successo qualcosa? Vorrebbe dire qualcosa? Ha detto solo di grazie a nome di papà. Grazie a nome di papà. Per noi insomma, è un piacere presenziare a questo evento. Il tema della malattia mentale per noi è molto sentito. Io sono una psicologa, mamma è psicologa e psicoterapeuta e mamma e papà hanno lavorato al manicomio di San Salvi e quindi hanno capito anche la complessità della legge Basaglia, l'hanno vissuta in prima persona perché nel 1978 lavoravano lì, quindi insomma sono cose che in famiglia respiriamo, capiamo e quindi quando anche parlava il dottore, insomma sono cose assolutamente comprensibili e insomma familiari anche oserei dire, grazie. Allora grazie e auguri alla famiglia Sergi perché c'è molto 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 da lavorare. Grazie. Adesso siamo arrivati ai premi speciali, quindi qui abbiamo già dal cognome c'è qualcosa che poi emoziona, vero, quando chiamiamo. Dall'Australia, premio speciale a Carmelina Blancato. Chi può ritirare? Aduccia e poi, ma c'è anche il sindaco. Sì, Blancato, per favore. Allora, ritiriamo per non fare alzare Ada, se no c'è di nuovo col dottore, dovrebbe ritirare lei, allora ritiri questo premio che sarà consegnato. No, poi... sarà felicissima anche la famiglia di... Ecco perché, esatto, quindi Carmelina Blancato dall'Australia, ricordi di vita in una piccola città siciliana, quindi molto 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 bello. E quindi quando aveva mandato ed è stato menzionato, lo era. Quindi sicuramente, se non c'è, ci guarderà da lassù e la famiglia, credo, sarà ben orgogliosa e onorata di avere a casa, in quest'angolino, questo premio che riguarda proprio questo ricordo qui. Bene, Agnese, visto che sei direttamente vicino, mettiti vicino al sindaco e così consegni tu stessa, perché è giusto che sia così. Scusi, no, lo ritiro con piacere, anche se non l'ho conosciuta personalmente. La signora è deceduta, mi pare, quando è stato l'anno scorso, sì. e ha fatto pure un libro. Ha vinto quel libro là, che ci ha mandato ed è in inglese, che noi abbiamo chiesto di essere autorizzate per la traduzione in italiano. Ricordi di vita, però, in una piccola, date le distanze, città c'è stata qualche piccolo, ma abbiamo fatto pure anche la delibera come impegno speso per la traduzione, aspettiamo che ci dia l'autorizzazione. E però mi pare che, se non ricordo male, l'assessore se lo ricorda, la figlia ha detto che forse quest'anno sarebbe venuta, era la figlia, mi pare, della signora. E sicuramente verrà, quindi io non lo ci so, sarà questa bella... Mi prendo l'impegno, dico, per la mia compaesana, porta peraltro il mio stesso cognome, di farmi portavoce nei confronti dei familiari e quindi vi chiedo un applauso per questa signora. Beh, che è una gran brava persona, io non l'ho conosciuta personalmente, però era una donna di veramente in gamba. Grazie. Bene, noi ringraziamo lei che sicuramente sarà felice da lassù che ci guarda. Sì, le mettiamo qua, che è qui la targa. Bene, anche se non c'è, però è un premio speciale a Rosaria Miosi di Altavilla Milice, Palermo, il diario di Sara. Quindi ringraziamo anche lei per essere
stata menzionata dalla giuria come premio speciale. Andiamo a Virginia Campanile, Otranto. Mamma mia, anziché... Ah, ecco, sapete qual è la differenza? A volte Gaggi prendere la strada, poi prendono Gangi. E insomma, sono andati verso Palermo, mi sa che si sono persi. E quindi stanno telefonando, dove è successo a tante volte che al posto di Gaggi, Gangi. Quindi a volte un paesino dove porta. Comunque, speriamo bene, entro, insomma, che tornino, va bene? Arriveranno. Il premio sussiste in una scultura dono del maestro Turi Azzolina ed è l'interpretazione del Sileno di Naxos, lì potete ecco vederla, lo vedete voi, è statua in bronzo del Sileno, si trova con Dionisio nelle monete Naxie del 530 a.C. La statua in bronzo è stata realizzata nell'84 dal maestro Domenico Tudisco e secondo la mitologia greca era una divinità dei boschi e aveva un aspetto umano con coda e orecchie equine. Bene, abbiamo detto tutto, adesso altro momento molto bello di premio speciale. Io invito il sindaco di Motta Camastra ad avvicinarsi, prima che poi lo chiamo, e invito inoltre il premiato, Francesco Lo Giudice di Graniti. Facciamo un applauso perché è come partecipante, ma è anche il presidente del Consiglio Comunale di Graniti. Quindi, ma qui... premiato, quindi il sindaco di Motta Camastra consegna questo premio, un quadro dell'artista Zullo Carmelo, professore dell'Accademia di Brera, Milano. Il quadro rappresenta una vista di Castiglione, è dell'anno 1991, pastello su carta, ecco la tecnica, molto molto bello, molto bello. Auguri a Francesco Lo Giudice, assieme al sindaco, l'assessore Orlando e anche Agnese Calabrò. Grazie, grazie. Grazie. Se vuole dire qualcosa, ecco, c'è il microfono. Sì, solo visto infatti la mia duplice veste, come diceva l'amico sindaco Carmelo Blancato, voglio portare i saluti della comunità granitese, di cui sono rappresentante come presidente del Consiglio, e poi ringraziare la giuria, la signora Ada Tripolone per questo premio che ricevo e che mi onora, sia personalmente perché è uno scritto mio, quindi sono contento, e sia perché onora anche la memoria di papà, perché è una sorta di diario, di scritto dedicato a mio padre, che è molto conosciuto, diciamo, in zona, che per me è stato un esempio. Possiamo salutarlo con un applauso, dottore Anacleto, che tutti ricordiamo, nessuno possiamo insomma dimenticarlo, che infatti come ho scritto è stato per me un esempio di vita, sia dal punto di vista umano che poi professionale, perché ho seguito un po' anche le sue orme come medico. E quindi, per concludere, solo appunto da medico devo dire che oltretutto mi complimento, perché io lavoro al pronto soccorso, non sono psichiatra, però con la collega ci conosciamo, spesso abbiamo lavorato, diciamo, insieme, proprio perché la salute, le malattie mentali, diciamo, sono un problema che è ben presente e che spesso, diciamo, dovrebbe essere, i servizi dovrebbero essere potenziati. Quindi sono contento che ci siano occasioni per portare un po', per parlare di queste problematiche. Grazie ancora al dottor Francesco Lo Giudice, grazie e auguri per questo premio. Volevo dire solo due cose. Intanto mi ha fatto piacere consegnare questo premio a Francesco Lo Giudice, che è il presidente del Consiglio Comunale dove io lavoro. Ogni tanto ci becchiamo, però poi alla fine va avanti il buon senso. Però mi preme dire una cosa: io ho conosciuto il papà di Francesco, mi ha spiegato lui che l'ho dedicato a lui questo libro. Vi dico che io l'ho conosciuto ed era un grande medico. Posso raccontare un episodio che l'ho vissuto personalmente. Il cugino Paolino lavorava al comune, aveva un problema con mia moglie, girando, facendo e dicendo, dice: ora andiamo dal dottore, lo zio. Siamo arrivati a Giardini, l'ha visitata, dopo 3 minuti dice: lei ha
si deve operare di colicisto urgentemente, no? Senza strumenti, senza TAC, senza cose, cioè subito, diciamo, era un medico di esperienza al servizio di tutta la Valle dell'Alcantara. Cioè aveva bisogno, il dottor Giussi era un riferimento da Graniti fino a Taormina e già di tutti. Quindi io vi invito a fare un applauso in memoria di questo grande medico e anche alla signora, la moglie che è presente, che voleva essere presente. E diceva a Francesco, poi qualche giorno, se vuoi venire a Motta, troverai il libro che hai scritto nella nostra biblioteca, che l'assessoressa, che io ringrazio, si sta impegnando a fondo, non è facile gestire una biblioteca, dove sono custoditi tutti questi diari che ci dà l'Antenna Bianca. Grazie. Grazie, grazie sindaco, è sempre un'emozione ricordare queste figure, perché sono figure che lasciano il segno, veramente un segno indelebile. Questo è quello che dovremmo fare tutti nella vita, quindi se si ricordano significa che è rimasto qualcosa dentro di noi tutti. Bene, dal Brasile ancora una volta, stavolta devo dire è qui, no che non c'è, dal Brasile è qui come sempre Marcus Tullius, accogliamolo con un applauso forte. Qui abbiamo un altro medico che viene premiato, io chiamo Agnese, e chiamo anche Enza Conti, dove è Enza Conti? Eccola, perché è anche bello. Beato fra le donne, dottore. Andiamo lì per questo premio che consiste in un orologio che è dono dell'oreficeria Catalano di Francavilla di Sicilia. La signora Catalano non l'ho vista, altrimenti chiamavo anche lei per la consegna. A Marcus Tullius, che dal Brasile ancora una volta è qui. Vuol dire qualcosa? Prego. Grazie mille a tutti voi. E come ho detto un'altra volta, tanta volta, che la gente sempre sarà, noi saremo sempre la cosa più importante in questo mondo. E questa è perché siamo qui. Dobbiamo sempre ascoltare la gente che vive la depressione, perché possiamo aiutare e salvare una vita, almeno una. Grazie mille. Grazie, grazie, dottor Tullius. Bene, adesso cercherò velocemente con tutte le segnalazioni di merito. Antonio Sozzi, Tremestieri Etneo, ma ritira a Antonello La Piana. Eccolo, Antonello La Piana, che è poi l'editore di questo nostro artista, anche se di un altro testo, però è lì a ritirare il premio Amore Giovane. E c'è anche il diploma che è a corredo, che viene consegnato ad Antonio Sozzi per il tramite di Antonello La Piana. Consegna la nostra dottoressa Campagna. È anche bello che a turno tutti quanti, ecco, consegnino questo premio a ricordo della ventunesima. Quindi segnalazione di merito, ecco. Possiamo girare quella segnalazione, c'è la foto ricordo. Ecco. Eccola qui. La foto, vogliamo scattare una foto ai fotografi che sono così presenti, almeno resta questo ricordo. Ecco, sì, prego, si avvicini. Io ne approfitto di salutare anche il dottor Messina, qui il nostro anche corrispondente fotografo che ci ha raggiunti, prego. Niente, io volevo ringraziarvi tutti davvero e portarvi chiaramente i saluti di Antonio Sozzi, che purtroppo malauguratamente la settimana scorsa ha dovuto subire un intervento e quindi è ancora con i punti e non poteva venire perché si rischiava anche se adesso è a casa, però in questo momento ancora con i punti non è il caso di farlo muovere, per cui grazie a tutti voi. Non grazie. Vogliamo contribuire alla raccolta punti, ecco, quindi abbiamo preferito che rimanga con quelli che ha. Assolutamente no.
però ecco, ci tenevo anche perché, a parte il fatto che appunto sono l'editore del nuovo libro, non di quello per cui è stato premiato, io sono l'editore di Alcantara, lui ha scritto poi proprio un libro su di voi, su questa vallata bellissimo, direi che poi sta riscontrando anche un grande seguito, sempre portando avanti i valori forti che sono, come posso dire, la sua predominanza. Lui è un uomo d'altri tempi, io lo giudico, e per me è un grande esempio di vita, e sono qui perché per me è un amico caro, ecco perché sono qui a prendere il suo premio al posto suo. Grazie a tutti voi. Antonello, e grazie ad Antonio Sozzi. Segnalazione di merito ancora a Maria Pia Costantino da Roma, con Marianna Costa, Storia di Noemi. Invito il presidente della giuria, il professor Manitta, a consegnare il premio unitamente al diploma. Ecco, ci siamo? Bene. Mettetevi anche lì. Prego, ecco lì la foto. Bene, e non vada via, perché ecco, mentre Maria Pia è qui, deve ritirare il premio per Esther Eroli di Roma, e desidero il dottor Motta consegnare il premio per questo lavoro, Occhi di Brace. Ritira sempre Maria Pia Costantino. Prego. Grazie. Segnalazione di merito a Giuseppe Carcione, Taormina, Messina, con Acramanza. Se è presente, si avvicina, perché era segnalato con la presenza. Eventualmente, insomma, ce lo fa sapere non appena avvicina. Io intanto velocemente menziono tutti gli altri premiati che non sono presenti e ritireranno presso la sede. E sono esattamente Nicolina Rosso di San Quirino con La prova del 9, Rodolfo Zanardi di Padova, Vivere miracolato, Giuseppina Antonucci di Corigliano Rossano con I suoi sogni, Franca Littera, Decimo Mannu di Cagliari con Semplicemente noi, e infine Luca Fermo, Corsico, Milano con I parassiti. Facciamo un applauso a tutti quanti, ritireranno presso la sede. Menzioni d'onore: Domenico Puglia, Roma, Uno sguardo verso il cielo. Consegna il premio la dottoressa Nucifora. Se nel frattempo il nostro premiato vuole porgere un saluto e qualcosa, lo può fare. Benissimo. Allora, intanto grazie a tutti e grazie a Mamada. Questo è il quinto anno consecutivo che partecipo a questo premio. E siamo tutti felici, soprattutto un caro saluto da parte dei bambini della mia scuola. Ne ho parlato con loro e loro hanno scritto queste anche delle poesie che sono state, insomma, molto apprezzate. E questi bambini che hanno 10 anni mandano un saluto a tutti voi e in particolare a Mamada. Grazie di nuovo a tutti. Grazie a Domenico Puglia, Roma, Uno sguardo verso il cielo. Grazie. Auguri. Grazie. Pina Granata di Campo Felice di Roccella, Palermo, con Nina. È assente. Allora, siccome c'è una fila di assenti, io così li menziono tutti e facciamo poi un applauso finale. Ringraziamo le menzioni d'onore che vanno a Luigino Vador di San Quirino con La conchiglia rossa, Luisa Catapano di Taranto, Il diario di Luisa, Anna Maria Zanchetta, Barbarano Mossano
epistolario al tempo del coronavirus. Rinaudo Michela La Mattina di Palermo, Li fantasimi di Lutempo, ecco, anche in vernacolo. Rosaria Lobono, Che colpa a Dio. Alejandro Alvarez Fernaud, Spagna, Quaderno di Santa Croce. Ed infine Francesco Masini di Genova a Luci Rosa. Facciamo un applauso a tutti quanti. E adesso andiamo proprio ci stiamo sbrigando, andiamo ai finalisti, che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 assenti, quindi io anch'io qui farò il nome di tutti e poi un applauso finale. Eugenio Morelli di Treviso con Forse una Madonna da pochi soldi e senza miracoli. Ruggero di Bitonto di Barletta con Cara mamma. Nadia Pedrazzi di Modena con Zio Mario. Grace Puglia dall'Australia, I miei due angeli lassù. Claudio Maestrelli, L'eredità della guerra, volume secondo. Fiorenzo Tatini, Quando la bestia. Ornella Sala, Canonica Triuggio Monza con Rebecca mi raccontava. Adesso ci deve essere invece la premiata, che è Luana Lopresto. Luana Lopresto, Empoli, con Il diario di Luana, quindi un diario prettamente. Invito il sindaco di Gaggi, Giuseppe Cunderi, per la premiazione. Se Luana vuole dire qualcosa, prego. Tanto consegna del premio. Sì, questo non è esattamente il mio diario, è il diario del 2021-2022, che sono stati anni particolari per tutti e condivisi. È il diario di un vuoto costellato da in tanti interrogativi e da poche risposte, che è stato anche un danno, perché è un vuoto di vita. E allora, a proposito delle patologie, ho da dire questo. Io sono tra l'altro anche insegnante di sostegno, mi occupo di volgere lo sguardo lì dove forse non si guarda e non si vede. Una società accogliente è una società che ascolta, forse di questo dobbiamo curarci di più. E basta. Grazie. Grazie a Luana Lopresto. Altre premiata, Giovanna Scuderi, Masca Lucia, Catania, con Ricordi amari. Eccola. E invito, penso di averlo visto il sindaco di Roccello, è andato via di nuovo. Ho visto un flash, se c'è. È dovuto necessariamente andare via. E allora il sindaco di Francavilla, che è lì vicino, Vincenzo Pulizzi, premierà Giovanna Scuderi con Ricordi amari. Non so se Giovanna vuole dire qualcosa, prego. Al microfono. Un periodo brutto questo della pandemia, che ha fatto un po' di vittime, parenti e qualche amica. E allora sono questi amari ricordi di cui ha discusso nella sua opera. Grazie, so che c'è l'emozione. E un altro ringraziamento va a Salvatore Leone di Aci Bonaccorsi con Un amore indelebile. Facciamo un applauso a tutti questi che sono stati segnalati, non ci sono, ritireranno in sede. Bene, posso dire che siamo giunti proprio alla fine, dove ci sono due premi speciali che Ada ha voluto quest'anno. Due premi speciali dove invito ancora una volta l'insegnante Puglia, lo volevo lasciare però... abbiamo voluto proprio questa bella conclusione, perché sono gli alunni della quarta classe dell'istituto comprensivo, il plesso, questo via Soriso, Poesia per la pace e la strada della pace. Allora vediamo questa bella poesia. Terra e sole, sole e terra, non ci piace questa guerra. Brace e fuoco, fuoco e brace, noi vogliamo solo la pace. Papà, mamme e noi bambini vogliamo stare sempre vicini.
Se i bambini di tutto il mondo unissero le loro mani in un giro tondo, coprirebbero così la terra, evitando per sempre ogni guerra. Nei nostri cuori batte forte quella vita contro la morte. Brace e fuoco, fuoco e brace. Noi vogliamo solo pace. Bene, quindi penso che il messaggio che viene dato dai bambini della classe 4 D, questo istituto comprensivo di Via Sorriso a Roma, sia qualcosa veramente di bello. L'altra è la strada della pace. La strada della pace è piena di sorrisi e le pietre sono fatte di mille fiordalisi. La strada della pace la vedi da lontano, è piena di persone che si tengono per mano. La strada della pace ha mille colori, ma il nero dell'odio rimane sempre fuori. La strada della pace ha tanti confetti di zucchero e di mandorle, sono sempre perfetti. La strada della pace è senza catene, è fatta da persone che si vogliono bene. La strada della pace ci vedrà seduti per terra mentre un bambino ci chiederà: che cos'è la guerra? Ecco la risposta a ciascuno di noi. Sono i piccoli poeti, sempre della classe 4 D, dell'Istituto Comprensivo Via Sorriso Roma, a ritirare, ecco il docente Puia, per questo invito alla pace. Bene, io vorrei, forse ecco Ada, che facciamo? Ce la facciamo Ada? Vorrei anche Donatella, dov'è Donatella? E anche Katia, eh? Sì, Katia. Sai perché quando si parla di pace, di queste, ecco, mi sa che ci si accomuna tutti e lì si viene, ecco, per consegnare questo bellissimo, che fa? No, non si sente, ecco, è come se nonna Ada è lì nonna Ada. Allora Katia, consegniamo. C'è Agnese che ha trovato questo momento particolare. Ci sono i diplomi da consegnare. Allora, di nuovo. Sì, di nuovo, prego. Grazie a nome dei bambini. Hanno messo tutto il loro cuore e il loro amore. Grazie, grazie. Questo è l'applauso e in questo periodo terribile che stiamo vivendo, ecco, pensiamo a questa pace a cui tutti aneliamo. Però a volte quando dobbiamo prendere delle decisioni o quando li devono prendere, anche se forse un pizzico di responsabilità ce l'abbiamo tutti, certo. Però dobbiamo sempre, grazie, lottare. Sì. Cito, allora concludo citando due piccoli versi di un'altra poesia. Regalateci tutto il vostro amore, ne avremo bisogno per un mondo migliore. Grazie. Grazie a questi bambini. Si è ancora alla ricerca, ecco, di questo diploma. E io nel frattempo, siccome siamo alla fine, c'è un'altra premiazione. Diario e Diego De Cicco. Questa sono assenti, è una poesia, invito alla pace. Mentre si cerca il diploma, io magari la leggo, così ne approfittiamo per... Ecco, magari facciamo una cosa, Katia, prendiamone uno così, facciamo il ricordo, poi lo troverete, ecco, e mi sembra giusto, prendiamone uno, perché così rimane il ricordo, poi si troverà esattamente, ecco, questo è da portare a questa bella classe e anche ai docenti, permettete, grazie. Non per deformazione professionale, un applauso ai docenti, a quelli che veramente... vivono la pace in prima persona, e quindi se si vive in prima persona la danno a tutti quanti. L'altro premio, che è proprio invito alla pace, Dario e Diego De Cicco dicono così: noi siamo due fratelli assai diversi, ma pure gemelli, abbiamo qualcosa da dire e nessuno si può sbalordire, lo facciamo con la rima per sorridere e fare prima. Non c'è pace sulla terra, in TV vediamo la guerra. I profughi sono tanti, li accogliamo tutti quanti. La Russia ha invaso l'Ucraina, lo scontro mondiale si avvicina. Il momento è triste e amaro, con il conflitto non c'è riparo. Ogni nazione teme la guerra, il nucleare distrugge la terra. Ma i potenti fanno parole che sono peggio delle pistole.
lanciano bombe con i cannoni, fanno ricatti e ammonizioni. Ognuno parla il suo linguaggio e nessun presidente è saggio. Minacciosi sono i loro tuoni, sembrano fulmini e tuoni che scatenano un temporale e se dura finisce proprio male. Solo il Papa invoca la pace e a nessuno questa piace. Tutti abbiamo paura finché la battaglia dura. L'uomo commette lo stesso errore, non ascolta mai il suo cuore. Noi bambini che possiamo fare? La pace vogliamo proclamare. Dobbiamo risolvere il problema e trovare il giusto sistema. Che nel mondo ritorni l'amore. La lite non ha nessun valore. Queste sono parole di due bambini. Facciamo un applauso a Dario e Diego Di Cicco. Ritireranno anche loro il premio. Bene, io posso dire a questo punto... Sì. Sì, sì. Bene, a questo punto siamo alla fine. Però non vuole Ada mandare via questi primi cittadini che hanno aderito a questa bella iniziativa per questa 21ª edizione, un piccolissimo ricordo della serata. Quindi io li inviterei tutti quanti qua presenti e magari, ecco, non sia, ecco, possiamo eventualmente, ecco, delegare per Roccella, c'è un rappresentante, il signor di Dio, che sicuramente consegnerà al primo cittadino. Allora veniamo qua assieme a tutti i sindaci: Carmelo Blancato, Vincenzo Pulizzi, Cundari Giuseppe, per Gianfranco Ursina c'è il signor di Dio, una piccola medaglia. Bene, e Donatella? Dov'è Donatella che mi scappa? Vieni, vieni Donatella, stavolta sei tu a coronare, ecco, una medaglia a questi primi cittadini, ed è giusto, è anche bello che qualcuno della famiglia, ecco, a nome di mamma Ada, che ha difficoltà un po', ecco lì ad alzarsi, e che facciamolo un applauso, una battagliera è qui, e questo è importante. Io ringrazio Gaetano Tripolone, Massimiliano Tripolone, una famiglia bella, unita in nome di un solo valore, un nome, per il nome di zio Filippo, del fratello Filippo, del figlio Filippo. Ecco, sì, va, ma guarda che carino, ma che bello, dai, è così, bello, ecco, Donatella, ma è anche un gesto bello, prego. Quindi il sindaco di Bottacamastra a seguire Francavilla di Sicilia. Gaggi. E Roccella, sì, si abbassa, ecco. Giuseppe Cundari e a Gianfranco Orsina la consegniamo nelle mani al professore di Dio, ecco, che la consegnerà al primo cittadino. Bene. Bene, prego. Vorremmo, la nostra... Assessore Mariangelo Orlando, vieni, la medaglia qua, Donatella. Bene, sì, all'assessore Orlando. Guardate, è difficile, quando un primo cittadino vuole a tutti i costi premiare il suo assessore, vuol dire che si lavora. Quindi questo è, e c'è anche l'assessore Grasso che mi sa, a lui no. Bene, alla fine del lavoro verrà consegnato un premio. Bene, io con questo vorrei salutare anche Angela Lombardo della Mea Lux, ci doveva insomma supportare, essere qui, ma per motivi di famiglia, a volte succede sempre così, ci sono sempre quei problemi che fanno mettere poi da parte quelle che sono le serate importanti. Allora, se ci mettiamo un pochettino all'ascolto, prima di salutarci,
Naturalmente vi invito ancora a rivolgervi a Katia e anche a Donatella per la pericena, per chi volesse così fermarsi. Così come abbiamo iniziato, io voglio concludere con un omaggio a Filippo, perché è così che si fa. Lo scrive il professor Filloramo e dice così: io ti ho visto, Filippo, ti ho visto negli occhi di tua madre, attoniti e sgomenti, riflettono le nubi, guizzano paura, ma son fiumi in piena che trascinano amore. Ti ho conosciuto nell'antro del suo cuore, in frammenti di parole, in sguardi umidi, in scintille di sentimenti oltre la morte. Ho stretto fra le mani la cenere di una vita squarciata dal dolore, subitamente rubata dalla sorte. Ho visto negli occhi di tua madre, attoniti e sgomenti, il senso della vita. Ancora un applauso a Filippo, a tutta la famiglia Tripolone, a questa mamma Ada. Con quale augurio? L'augurio, intanto, il ringraziamento a tutti. Facciamo anche un applauso al Comando di Polizia Municipale che, insomma, lavora durante l'estate, tutti coloro i quali si sono messi subito al servizio, fra virgolette, perché questo è il problema, essere a servizio della comunità, come al servizio di tutti è stato anche questo premio. Il grazie all'amica Giovanna Campagna, questa, io la dico sempre preside, anche se ci siamo, ma di quelle proprio d'altri tempi che si ricordano perché lasciano segni indelebili. Al ricordo del dottor Anacleto, al ricordo di chi non c'è più ma ha lasciato e lascia un segno. Il ringraziamento alla dottoressa Domenica Lucifora, al dottor Roberto Motta, ai sindaci, che sono questo gruppo però volutamente presente, che comincia un po' ad addentrarsi in quello che è la serata. Ma permettetemi il grazie a mamma Ada. Mamma Ada, facciamolo questo applauso, che ha combattuto e vince, perché chi combatte vince sempre, perché la forza ci proviene non solo da quell'essere superiore a cui qualcuno perde la fiducia, ma c'è, state tranquilli che c'è, come se ci guida, e poi a tutte le altre forze. Saranno angeli, saranno persone che ci sono accanto, però sono lì che ci poggiano la manina sulla spalla e ci invitano ad andare avanti senza paure. E Ada va avanti senza paure, senza remore. Signori, ci vediamo per la pericena. Angela Vecchio vi saluta, vi dà appuntamento alla 22esima edizione. Grazie Gaetano, Katia, Donatella, Massimiliano e tutti quanti per aver vissuto questa bella serata. Prego, Dona. Allora, io che sono la nuora della signora Ada, ringrazio di cuore la signora Lina Vecchio. Grazie, buona pericena a tutti. Grazie, sindaco.